Tre traverse, la prima colpita da Desideri dopo 11 minuti di gioco, molte imprecisioni nelle conclusioni, un Di Leo in ottima forma, hanno detto no alla Roma che ha terminato sul nulla di fatto l'incontro casalingo con l'Avellino. Inoltre i giallorossi, per la terza volta in vantaggio numerico in questo campionato per l'espulsione alla mezz'ora di Amodio, doppia ammunizione per falli sul Feller, si stanno creando un vero e proprio complesso dell'uomo in più. Lidholm ha mandato in campo inspiegabilmente una formazione con una sola punta, Feller, peraltro in non perfette condizioni fisiche. Al 38esimo la Roma reclama un calcio di rigore per questo intervento di Colomba su Tempestilli. Poco dopo il capitano Ilpino deve lasciare il campo per infortunio, sostituito da Di Mauro. Nella ripresa l'Avellino tenta il colpaccio al 7esimo, ma la conclusione di Schachner finisce a fil di traverse. Poi sale in cattedra Di Leo che si oppone a Feller. Quindi un tiro di Giannini viene deviato in angolo e su conclusione di Desideri Di Leo respinge ancora. Poi è Tancredi a salvarsi su una insidiosa conclusione di Bertoni. Ancora Di Leo, al 20esimo, esce di piede evitando il peggio. E poco dopo, quando Schachner, lanciato da Bertoni, sta andando solo verso Tancredi, Oddi non trova di meglio che atterrarlo al limite dell'area. Tenta ancora Giannini, ma la palla tocca ancora la traversa e si impenne. E dopo l'espulsione dell'intemperante Bersellini, Feller colpisce la terza traversa, mentre il successivo tiro di Boniek è parato da Di Leo. Il portiere Ilpino al 38esimo devia una conclusione ravvicinata di Feller, dopo che Pruzzo, entrato al 12esimo al posto di Tempestilli, aveva lisciato un cross di Giannini. Ininfluente la sostituzione dell'infortunato Signorini con Gerolin a 3 minuti dalla fine.